Entonces, retomamos el trabajo de esta tarde. Hoy por la mañana hemos escuchado cosas muy interesantes sobre la vida social en Europa. Y entre las muchas cosas que escuchamos, el cardenal Marx nos ha dicho que en Baviera ellos pueden ser ricos y se pueden permitir 3 horas de siesta. Nosotros no pudimos hacerlo, pero por eso vamos a retomar igualmente los trabajos ahora. Y en esta tarde vamos a continuar con la reflexión ya iniciada ayer por la tarde y esta mañana, que en larga medida ha tenido como hilo conductor la economía. Distintas maneras, la economía ha tocado algunos puntos críticos sensibles de la vida común de la sociedad europea. Creo que se tiene que reconocer que la economía europea sigue siendo, no obstante la crisis, una economía fuerte, una economía desarrollada. Y esto significa que por eso tiene una mayor responsabilidad al momento de reconocer que también la economía tiene una dimensión moral porque tiene consecuencias humanas. Cuando una economía es fuerte y desarrollada, necesariamente tiene que tener una preocupación por una mayor justicia económica entre quien pertenece a esta sociedad y también hacia los que están afuera. Esto significa que la vida económica tiene que ser vivida en un contexto ético, como creo que quedó muy en claro con la buena, excelente relación del profesor Prades de ayer por la tarde, que nos presentaba la raíz del actuar humano que necesariamente tiene consecuencias para la vida de los hombres. Uno de los puntos principales, de los principios que seguramente no se pueden olvidar y como fue puesto en evidencia ya esta mañana, es que la economía existe para la persona y no al revés. De la misma manera que toda la vida económica es modelada por los principios morales, la dimensión ética de la economía, la dimensión moral. Y esta capacidad de una economía de ser fuerte y al mismo tiempo ser sensible a las necesidades morales y éticas, se miden por la preocupación de esta economía de tratar con la necesaria, adecuada atención y solidaridad quien sufre más, quien está más al margen del sistema económico. Por eso que en este contexto de reflexión de economía, de principios que en definitiva apoyan toda su fuerza sobre el servicio que se presta a la persona humana, hemos pedido al profesor Samagni que presente como modo de completar esta reflexión una reflexión sobre la crisis económica en Europa y su impacto en las familias, cómo superarlas, con una respuesta desde la contribución de la doctrina social de la Iglesia. El profesor Samagni, muy conocido, es profesor ordinario de Economía Política de la Universidad de Bolonia, en Italia, profesor adjunto de Política Económica Internacional a la Johns Hopkins University, también en Bolonia. Se doctoró en Economía y Comercio en 1966 en la Universidad Católica del Sacro Cuore, en Milán. De 69 al 73 se especializó en la Universidad de Oxford, en el Linacre College. Enseñó en la Universidad de Parma y hasta el 2007 enseñó también en la Universidad Bocconi de Milán como profesor de Historia de análisis Económico. Ha recibido muchas distinciones, muchos reconocimientos, pertenece a distintas academias y me dice que ya basta con la presentación. Creo que es bien conocido en el ambiente de la doctrina social de la Iglesia en el cual nosotros nos movemos. Por eso, confiamos a usted, profesor Samagni, la continuación de nuestra reflexión. Grazie molte. Mi è stato chiesto di parlare nella mia lingua natia, quindi passo all'italiano. Sono molto lieto di partecipare a questo incontro
In anni lontani ho seguito i lavori della Comece e della Confederazione Europea degli Episcopati e quindi è un rientro, un ritorno a casa. E ha detto molto bene il signor Luis a proposito dell'economia e della centralità che il discorso economico oggi sta avendo nel nostro dibattito, non solo in Europa ma anche altrove. A questo riguardo mi piace sempre ricordare che Aristotele definì l'uomo uno zoon politikon, cioè un animale politico, ma nell'Etica Nicomachea scrive: prima di essere uno zoon politikon è uno zoon oikonomikon. E questo è molto importante, perché aveva capito che economia in greco voleva dire il governo della casa, potremmo dire della famiglia in senso allargato. Cioè aveva capito già Aristotele, il grande Aristotele, che il primum movens è la capacità di tradurre e di risolvere i problemi che una comunità come quella familiare e poi per estensione altre comunità si trovano ad affermare. Ma non è di questo che doveva parlare. Io ritengo che sicuramente quello della famiglia è oggi un tema crocevia, come si suol dire, perché sulla famiglia si intersecano dimensioni diverse, da quella economica, e questo è ovvio, ma anche quella politica, quella culturale e, per quanto ci riguarda, quella pastorale. Non è per caso che Giovanni Paolo II e Papa Francesco avessero dedicato l'uno e ha dedicato il primo sinodo al tema della famiglia. Non è casuale, vuol dire che c'è un'attenzione da parte della nostra Chiesa a questo tema. La seconda osservazione è che, per quanto riguarda il contesto europeo, sulla famiglia noi vediamo che non c'è convergenza. Questo è un punto che non si sottolinea mai, mentre su altre questioni di natura industriale, politica industriale, fiscale, finanziaria, sia pure con differenze notevoli da paese a paese, si nota uno sforzo di convergenza. Quando si arriva alla famiglia vediamo che non è così. E questo è, per quanto riguarda non solo noi, ma anche altri mondi vitali, una questione di straordinaria rilevanza. Ora, la prospettiva di discorso dalla quale io adesso mi colloco per affrontare il tema della famiglia in Europa in relazione alla crisi di questi anni, ma ovviamente le radici sono ancora più antiche, è quella di considerare la famiglia una questione pubblica, non privata. Questa non è una tesi scontata. In altri ambienti mi rifiutano sempre questa tesi, perché si tende a dire che quello della famiglia è una questione che riguarda la sfera privata degli individui, non la sfera pubblica, dove pubblica non vuol dire statale ovviamente, pubblica vuol dire tutto ciò che riguarda la convivenza, il che vuol dire che quando i cattolici parlano di famiglia e indicano delle prospettive di soluzione a questo o quell'altro problema, non si rivolgono esclusivamente ai cattolici, ma si rivolgono a tutti. Cioè il nostro discorso deve poter valere nei confronti di tutti, cosa che invece non sempre viene messa a fuoco sufficientemente. Tant'è vero che i nostri detrattori e i nostri rivali ci dicono: voi fate questo discorso perché siete cattolici, avete la dottrina sociale della Chiesa, noi che non siamo cattolici e non siamo neppure credenti, non ci sentiamo affatto vincolati da quanto voi andate suggerendo o proponendo. Ecco allora che per contrastare questo modo di pensare bisogna che noi scendiamo nell'arena pubblica, cioè nell'arena della polis, starei per dire dell'agorà della polis, perché il nostro discorso, se è valido, deve essere valido per tutti, non solo per chi è portatore di una fede come la nostra. Alcuni fatti stilizzati, ma molto velocemente, perché sono cose ormai note ai più. Dal 1960 ad oggi la famiglia dell'area dei paesi OCDE, che sono i paesi più avanzati, è andata soggetta a trasformazioni profondissime.
Mi limito ad accennare cose che ormai conosciamo da tempo. La famiglia allargata è ormai scomparsa in Europa, sostanzialmente non esiste. La famiglia con due genitori è in netta diminuzione a causa di quei fenomeni che si chiamano divorzi o separazioni, single, le cosiddette famiglie single, eccetera. Una terza caratteristica è rappresentata dalle tendenze demografiche in atto che vedono una diminuzione molto sostenuta dei tassi di fertilità, diversificata da paese a paese. Il mio paese, che è l'Italia, in Europa ha il tasso di fertilità più basso ed è il secondo nel mondo. Gli italiani non fanno più figli. Il nostro tasso di fertilità è 1,4. Voi sapete che per mantenere l'equilibrio della popolazione il tasso di fertilità dovrebbe essere di 2,2 per mantenere costante la popolazione. L'Italia 1,4, la Spagna leggermente più alta, la Germania un po' più alto, però sono tutti al di sotto del 2%, il che vuol dire che la popolazione è destinata in Europa con questi trend demografici a diminuire. Ovviamente il fenomeno non risalta immediatamente perché i flussi migratori creano una sorta di compensazione, ma al tempo stesso, se creano compensazione per quanto riguarda le forze lavorative, eccetera, creano problemi per quanto riguarda la pluralità delle matrici culturali. Anche questa mattina qualcuno ha parlato di pluralismo culturale o multiculturalismo, che a loro volta pongono problemi su un piano molto specifico, che è quello appunto dell'educazione. E così. E infine un altro fatto stilizzato importante è l'aumento negli ultimi 30 anni, che nessuno era riuscito ad anticipare, del tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Questo è un fatto veramente non sto a darvi dati che sono peraltro disponibili e facilmente reperibili, che importa. Ora, questi fatti hanno determinato e stanno determinando due fenomeni specifici. Il primo è l'affermazione di quel circolo vizioso, vero e proprio circolo vizioso, che funziona in questi termini. Più i genitori percepiscono le difficoltà di generare figli, meno mettono al mondo nuovi figli. Ma quanto più questo avviene, quello che si verifica è un deperimento del cosiddetto capitale sociale familiare, che ulteriormente scoraggia e disincentiva i genitori dal mettere al mondo figli. Voi sapete che la famiglia è uno dei più non l'unico, ma è uno dei più importanti generatori di capitale sociale. Il capitale sociale è nient'altro che l'insieme delle reti fiduciarie che si stabiliscono tra le persone che vivono in un territorio, in una comunità. Oggi tutti sanno che il capitale sociale è il fattore strategico di sviluppo. Fattore strategico di sviluppo, come economisti, sociologi sanno da tempo, non è più il capitale naturale, non è più il capitale cosiddetto fisico, le macchine, così era nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, ma è il capitale sociale. Perché? Perché l'economia di mercato sono economie cosiddette contrattuali, cioè dire un'economia di mercato si avvale di quello strumento che è il contratto, ma i contratti si siglano solo se tra le parti ci sono nessi di fiducia. E quindi se c'è capitale sociale, perché dire nessi di fiducia e capitale sociale è la stessissima cosa. Ora, anche qui è sempre bene ricorrere al significato etimologico delle parole. Voi sapete che la parola fiducia deriva dal latino fides, e in latino fides significava corda, era la corda del liuto che doveva essere tesa per poter suonare. Io trovo molto efficace questa rappresentazione della parola fiducia, perché ci fa capire che la fiducia non è un vago filosofema, la fiducia è qualcosa di concreto, tanto concreto come una corda che lega me e te.
E questo è importante perché ci fa capire che il concetto di legame è diverso dal concetto di vincolo. A volte li usiamo indifferentemente. Il vincolo sottrae libertà, il legame aumenta la libertà. Perché quando io sono legato a te, non sono meno libero, sono più libero. Se invece io sono vincolato da te, allora sì. Una catena è un vincolo, una corda che mi unisce a te, e così pensiamo all'immagine della guida alpina che ci guida per arrivare in cima. Nessuno, essendo legato con la corda alla guida, si sente meno libero, anzi, quella è la condizione di libertà. Ebbene, la famiglia è il più potente cordaio, cioè generatore di corde. Allora cominciamo a capire che quel circolo vizioso di cui ho fatto parola poc'anzi è pericoloso perché riduce il capitale sociale. Ma se riduce il capitale sociale, si riducono le possibilità di sviluppo. Ho detto sviluppo, non ho detto crescita, perché la crescita è una componente dello sviluppo, ma non è l'unica. Lo sviluppo, ancora una volta, va interpretato nell'etimo latino. Tutte parole queste per la lingua italiana, ma anche in inglese, anche in tedesco. Perché sviluppo vuol dire togliere i viluppi. La S, messa davanti a una parola, per i latini, voleva dire negazione, come A, messo in cima a una parola, per il greco. Quindi svilupparsi vuol dire togliere i viluppi, togliere le catene. Ma per togliere le catene bisogna rafforzare i legami, ma non i vincoli. Ecco allora perché l'allentamento o la crisi della famiglia è oggi, non dico l'unico, ma uno dei tre principali fattori delle difficoltà che il nostro continente, l'Europa, sta registrando sul fronte dello sviluppo. Purtroppo, se si parla con gli economisti, si tende a sottolineare la crisi della finanza, del sistema, tutte cose vere. Ma bisogna chiedersi sempre qual è la causa remota, non la causa prossima. Quelle che vengono citate sono cause prossime, ma bisogna chiedersi cosa c'è alla base di quelle cause. E c'è un calo della fiducia. D'altra parte, perché c'è speculazione? La speculazione di che cosa si alimenta? Si alimenta dei differenziali di fiducia. Se tra le nostre nazioni europee ci fossero legami di fiducia più forti, è evidente che molte delle cose che stiamo osservando non si verificherebbero. Ma alla base della creazione dei legami, delle corde, c'è appunto la famiglia. Ecco perché destabilizzare la famiglia non è, come dire, qualcosa che va contro la dottrina sociale della Chiesa. Chiaro, noi abbiamo le nostre ragioni da cattolici, ma va contro l'idea stessa di sviluppo. E qui registriamo la prima contraddizione pragmatica, non logica, pragmatica, che da un lato ci lamentiamo che non ci sviluppiamo e dall'altro però facciamo di tutto per recidere le radici profonde di ciò che è alla base del processo di sviluppo. L'altra, direi, conseguenza è che, della crisi familiare, è che la crisi della famiglia evidenzia tutto tondo la vittoria dell'individualismo libertario. Voi sapete cos'è l'individualismo più o meno, è una corrente di pensiero filosofica che non va sottovalutata. Siccome dobbiamo rispettare tutti, è chiaro che dobbiamo dialogare con tutti, ma non è dire a uno, se è un individualista, usare una parola quasi di common sense. No, vuol dire fare riferimento a un preciso orientamento filosofico. Noi sappiamo che l'individualismo libertario, che è nato, ha avuto la sua culla negli Stati Uniti d'America e poi si è diffusa altrove e quindi anche in Europa, ha esattamente questa idea, e cioè che la famiglia non può esistere come istituzione sociale. Perché? Perché l'individualismo dice esistono solo gli individui. Ma il che vuol dire che la famiglia è in funzione dell'individuo e non anche il viceversa. Per dirlo in termini un po' più precisi, questo vuol dire che il discorso della famiglia è riferito alle preferenze degli adulti. Voi fate caso, quando si parla della famiglia non si parla mai dei figli.
Si parla sempre delle preferenze degli adulti. Due adulti dello stesso sesso o di sessi diversi, due che alla domanda, ma perché fate? Perché noi preferiamo così. Abbiamo questo sistema di preferenze. Quindi il diritto civile, ci deve riconoscere le nostre preferenze. E alla domanda, ma secondo voi i figli che non sono ancora in grado di esprimere liberamente le proprie preferenze, cosa ne è? Questo è del tutto irrilevante, perché i figli vengono visti come un accidente delle volontà, dei desideri dei genitori. Infatti è stato detto, l'Europa, come dire, odia i bambini. E è vero. L'Europa prende cura dei bambini, li nutre, li veste, li istruisce, ma non li ama, perché amare è diverso da prendersi cura. Io ad esempio posso prendermi cura del mio cane, noi non abbiamo animali, posso prendere cura del mio cane, ma non certamente dirò che lo amo. Se dicessi, potrebbe qualcuno pensare che qualcosa non funziona. Oggi siamo esattamente, perché l'individualismo non pone questo obbligo. Cioè l'individualista non si sente obbligato ad amare, se ha figli, i figli. Li deve però curare. Su questo l'influenza di un grande pensatore del Novecento, il più grande filosofo politico del Novecento, l'americano John Rawls, ha scritto delle pagine molto importanti. John Rawls era professore a Harvard, un personaggio, l'autore della teoria della giustizia e di liberalismo politico, se lo trovo. Ecco, sentite cosa scrive nel 1994, è scomparso 2 anni fa, quindi di poco. Nessuna forma particolare di famiglia, monogenica, eterosessuale, omosessuale o altrimenti, è richiesta da una concezione politica della giustizia, fin tanto che la famiglia è organizzata per adempiere effettivamente ai suoi compiti di base e non persegue altri valori. Questo è importantissimo. Come dire, non importa che la famiglia sia quella di cui siamo abituati a parlare. L'importante è che se due dichiarano di voler creare una famiglia e hanno figli, adempiono a dei doveri secondo il criterio della justice as fairness, che vuol dire giustizia come equità, sanciti dal libro importantissimo di Rawls. Tutto il resto appunto scompare. E guardate che questo ha avuto un'influenza, questo libro del 94, che nessuno può ancora immaginare. Perché Rawls è stato un grande, bisogna ammetterlo, e quindi quando un grande scrive cose su questi ambiti tende ad essere preso come modello di riferimento. Ecco allora il punto. Il punto è che in Europa era stato fatto nel 2003 un tentativo di arrivare ad una cosiddetta politica europea della famiglia, quando venne presentato nel 2003 il cosiddetto Preserving Family Solidarity, un bel documento, preservare la solidarietà familiare. Ma da allora, a seguito dell'applicazione del Trattato di Maastricht e dei documenti successivi, la linea che è stata presa è quella che tutti sappiamo, e cioè che a livello europeo le politiche familiari sono dedicate ai singoli paesi. Quanto a dire, ogni paese fa quello che vuole. E tutto questo in nome del principio di sussidiarietà. E questo non è affatto sussidiarietà. Sussidiarietà non vuol dire che ognuno fa quello che vuole. Il risultato è che in Europa non c'è una politica sociale ed economica e scolastica, ad esempio, della famiglia, perché l'Unione Europea si limita soltanto ad invitare gli Stati membri a prendersi, tra virgolette, cura dei problemi familiari. Quindi noi oggi ci troviamo esattamente in una situazione di questo tipo, privi di un orientamento. Qualcuno mi dice, non abbiamo neanche una politica fiscale comune, lo sappiamo, però tutti diciamo che questa è una lacuna. Se si vuole arrivare agli Stati Uniti d'Europa non basta la moneta unica, occorre uniformare le politiche fiscali. Fino ad ora non ci si è riusciti per le tante ragioni, e che qui non è il caso, poi se nel dibattito qualcuno vuole fare domande sarò lieto di dare risposte puntuali
a queste questioni, però nessuno parla mai di arrivare ad una politica europea della famiglia che fissi, come dire, le linee guida tali per cui tra un paese e l'altro non ci siano le differenze che noi appunto stiamo rilevando. L'altra osservazione è che è ormai accettato l'idea secondo cui la pluralità delle forme di famiglia deve essere considerato il dato. E alla domanda, ma perché questo avviene? La risposta è perché solo in questo modo si consente a tutti di evitare forme di discriminazione tra generi e tra persone di orientamento diverso. Questo per cui, ad esempio, in relazione al fenomeno dell'immigrazione, voi questo sapete che l'Inghilterra è stata la prima ad attuare. In Inghilterra il diritto di common law, loro non hanno la civil law come la Spagna, l'Italia e la Germania, loro hanno common law, il sistema di common law inglese addirittura ha consentito in terra d'Inghilterra la creazione di tribunali per le coppie musulmane che di fronte a contestazioni o diatribe di vario tipo dovessero risolvere i loro problemi. Come dire, c'è un doppio binario giuridico: per chi si dichiara musulmano non va a essere giudicato su questioni familiari, eredità, matrimoni dai tribunali cui si rivolgono gli inglesi, ma questo per dire cosa vuol dire la pluralizzazione delle forme familiari in conseguenza di quel fenomeno che va sotto il nome di appunto multiculturalismo, eccetera. Allora, di fronte a tutto questo, la domanda diventa: che fare? Cioè, cosa può fare il movimento come quello cattolico, più in generale la dottrina sociale della Chiesa, in una situazione di questo tipo? Come ho detto in apertura, occorre ribadire che le proposte che dal nostro mondo e dal nostro discorso culturale emergono sono proposte che valgono per tutti e non soltanto per quel segmento, perché se noi chiedessimo per i cattolici ce lo concederebbero subito, ve lo assicuro io, perché ci finirebbero col trattarci come gli inglesi trattano i musulmani. I musulmani chiedono ad esempio di essere seppelliti in cimiteri particolari, perché voi sapete che il musulmano quando muore deve essere seppellito avendo la testa verso la Mecca e non può essere seppellito a un certo numero di metri da chi non è musulmano, e questo è stato concesso. Ma soprattutto in questioni familiari, rapporti genitori e figli, loro hanno tribunali. E se noi pretendessimo che il nostro discorso della famiglia rimane sul piano privato, ce lo concederebbero. E quindi ci metterebbero nel ghetto. Questo è il concetto di ghetto. E noi non possiamo accettare, quindi bisogna che stiamo attenti. Quando facciamo i nostri discorsi e le nostre proposte, dobbiamo evitare di dare l'impressione che noi chiediamo qualcosa per noi, per chi condivide la nostra fede. Perché questa sarebbe la morte, sarebbe la disfatta. D'altra parte, catholicos vuol dire universale. E allora noi non possiamo accettare di rivolgerci solo, il cristianesimo, mi hanno insegnato, è una religione non etnica, che non è legata a una particolare matrice culturale o a un particolare modello di ordine sociale. Allora, se le cose stanno in questi termini, occorre in primo luogo che si chiarisca, e lì direi che probabilmente anche i politici di matrice cattolica, allora forse distratti da altre attenzioni, quando nel 1997 si firmò il trattato di Maastricht, accettarono, perché allora tutti noi ce lo ricordiamo, molti dei ministri erano di matrice, di estrazione cattolica, ma si finì con l'accettare quello che oggi è noto come gender mainstreaming. E quello è stato un errore, ovviamente fatto in buona fede. Cosa vuol dire gender mainstreaming? Che le politiche nazionali familiari devono avere come obiettivo quello di garantire la pari opportunità tra i due generi, maschile e femminile. Sull'onda delle rivendicazioni dei vari movimenti femministi,
Voi sapete, è interessante studiare il femminismo come fenomeno socioculturale. All'inizio il femminismo è il femminismo dell'eguaglianza, siamo negli anni 50-60. Poi si passò al femminismo della diversità, le femministe soprattutto americane affermano la diversità. Oggi, a partire dagli ultimi 15-20 anni, la tesi dominante è quella del femminismo del gender. Cioè dire che, come voi sapete, il genere non è fissato biologicamente, ma è fissato culturalmente. E che quindi non possiamo pensare di articolare l'organizzazione sociale, soprattutto quella del lavoro, sulla base appunto dei sessi. Ed è così che nel Trattato di Maastricht è passata la linea del gender mainstreaming. E oggi è difficile, quindi la prima cambiare. La primo obiettivo è quello di sostituire al gender mainstreaming il family mainstreaming, che vuol dire al centro delle politiche di welfare, nei diversi comparti, deve essere come figura centrale la famiglia. Ora, in questo senso devo dire che la Germania è riuscita laddove altri paesi non ci sono riusciti. I tedeschi, quando vogliono ottenere qualcosa, lo ottengono. Perché voi sapete che i tedeschi hanno creato il cosiddetto modello dell'alleanza per la famiglia, su base locale. Ed è un modello che chi lo ha studiato, anch'io ci ho dovuto, come dire, dedicare attenzioni, è un modello convincente, che anche altri paesi potrebbero e dovrebbero applicarli. Cioè noi dobbiamo arrivare ad un'alleanza europea per la famiglia. L'idea tedesca delle partnership, alleanze per la famiglia, è che quando i Länder, cioè le regioni, promuovono politiche di welfare dai bambini, agli anziani, ai portatori di handicap, eccetera, devono tenere come riferimento la famiglia. Nei nostri paesi non è così, negli altri paesi. Negli altri paesi le politiche di welfare riguardano il bambino piccolo e allora facciamo gli asili o i nidi d'infanzia. L'anziano e allora curiamo l'anziano predisponendo a suo favore degli interventi tipo case per anziani, eccetera. Ma si dimentica che l'anziano, il bambino, l'handicappato vivono in una famiglia. Allora tu non puoi rivolgere attenzioni all'individuo dimenticando il contesto di vita nel quale l'individuo è ottenuto. Ecco allora un'indicazione forte che il mondo cristiano, cattolico in particolare, europeo, potrebbe avanzare. E se opportunamente argomentato, con il tempo che è necessario dedicare a queste cose, io ritengo che questa linea può passare. Cioè, bisogna chiedere che al posto del gender mainstreaming passi la family mainstreaming, perché basterebbe sostituire quella parola che tutta una serie di conseguenze ne deriverebbero. Una seconda linea è quella che riguarda l'affermazione del modello di famiglia. La dottrina sociale della Chiesa, soprattutto oggi, non vuole affatto mantenere il modello cosiddetto patriarcale, ma ovviamente neppure quello individualistico, quello di cui ho parlato prima. Il modello che ha in mente la Chiesa è il modello personalista, e uso la parola personalista nel senso della filosofia personalista a tutti noto. Voi direte, ma cosa vuol dire questo? Questo vuol dire, come ha chiarito nei suoi studi Donati e altri, che il modello personalista fa riferimento al cosiddetto genoma, alle quattro componenti del genoma familiare. Chi studia sociologia sa che c'è un concetto che si chiama ordine a croce, perché ha la forma di una croce. Cioè, bene, il genoma familiare è un esempio tipico di ordine a croce, in cui i punti fondamentali sono, da un lato, la sessualità e la generatività verticale, e il braccio orizzontale riguarda invece il dono e la reciprocità. Allora, il modello personalista della famiglia, che ha in mente la dottrina sociale della Chiesa, poggia su questo. Cioè la famiglia non è solo luogo degli affetti, è anche luogo degli affetti, perché il luogo degli affetti è il braccio verticale dell'ordine a croce.
ma c'è anche il braccio orizzontale, cioè la famiglia ha, in questo senso, è un'istituzione sociale. Voi, qui è un caso solo italiano, lo dico en passant. In Italia c'è stato il cambiamento del diritto di famiglia nel 1975. Come chi ha una certa età ricorda, era un governo a guida democristiana, del Partito Democratico Cristiano. Ministro, che è stato un errore gravissimo, fatto in buona fede, perché se andate a leggere il diritto, la riforma del diritto familiare, si afferma questo: la famiglia è il luogo degli affetti, punto e basta. Errore tragico, perché adesso in Italia, ma come in Spagna e negli altri paesi europei, come si fa a dire a due dello stesso sesso, dire voi non siete famiglia? Se questi ci rispondono, ma noi abbiamo affetto l'uno per l'altro, l'avete detto voi, c'è scritto nel codice che la famiglia è il luogo degli affetti, ma non nella Costituzione, perché la Costituzione italiana è stata fatta molto bene. Però la riforma del diritto civile della famiglia ha modificato in questo senso il dettato costituzionale. Capite allora che quando certi errori, sia pure in buona fede, vengono fatti, le conseguenze sono poi pesanti. Perché oggi cosa dicono le coppie omosessuali? Noi ci vogliamo bene. E quindi, ergo, siamo famiglia. Uno dice, perché? Perché l'avete detto voi cattolici. Ci imputano a noi. Io parlo di noi italiani questa volta. Quindi, non so, in altri paesi non ho approfondito, eccetera. Ecco allora perché è importante che si definisca cos'è che definisce il genoma della famiglia. È sicuramente il luogo degli affetti, è la sessualità, la generatività, ma non possiamo ridurre solo a quello. C'è il dono come gratuità e la reciprocità. E la reciprocità è soprattutto declinata a livello di coppia. E qui, questo è un discorso che sto per fare, riguarda veramente i credenti e basta. E Gesù non ha istituito il sacramento della famiglia, sapete? Non esiste il sacramento della famiglia. Esiste il sacramento del matrimonio. Cosa vuol dire? Vuol dire che è sul matrimonio che si regge la famiglia. Ecco perché oggi gli attacchi maggiori sono sull'istituto matrimoniale. Perché se io attacco il matrimonio, cioè rompo quel legame, non vincolo, ma il legame, io distruggo la famiglia, come in effetti stiamo vedendo che avviene. Ecco allora perché è importante che venga rilanciato questo. A prescindere da eventuali errori fatti nel passato, a livello propriamente culturale dobbiamo saper dire agli altri chi, dalla nostra prospettiva, che cos'è famiglia. Perché e quindi recuperiamo il discorso del matrimonio, visto in questa ottica fondazionale. Infine, una terza diciamo, linea di azione, questa riguarda più da vicino la sfera economica, è quella di avanzare proposte, ma proposte concrete, per realizzare la armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita familiare. Perché è importante? È importante perché, come voi sapete, nel documento dell'Unione Europea di alcuni anni fa, adesso non vorrei sbagliarmi, ma di 8-9 anni fa, c'è la seguente dichiarazione. La Commissione di Bruxelles invita i governi dei paesi aderenti a attuare politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro. Uno legge e dice, va bene, però bisogna guardare sotto. E ci si ferma lì, il secondo comma. Per politiche di conciliazione si intende quanto segue, che la famiglia deve adeguarsi alle esigenze del mondo dell'impresa. Ecco perché non possiamo parlare di politiche di conciliazione. Non perché è una questione nominalistica di parole, ma perché le politiche di conciliazione in Europa significano che è la famiglia che deve adeguarsi. Concretamente vuol dire che se io sono una donna e ho dei figli,
Io devo dare la prevalenza alla mia attività lavorativa, perché la produttività delle imprese non può calare, deve aumentare. E quindi si chiede ai governi di istituire dei piani di asili nido, di questo, di quest'altro, eccetera. Ora, quello che noi proponiamo è quella, è l'armonizzazione. Su questo, l'ultimo documento di Benedetto XVI è stato chiarissimo. Benedetto XVI era molto preciso, quando usava le parole le pesava una per una, anzi sillaba per sillaba, perché, come dire, conosciamo la sua matrice culturale. E lui ha voluto appunto mettere armonizzazione apposta, perché, come qualcuno saprà sicuramente, la parola armonia è una bella parola, è una parola greca. In greco armonia vuol dire, era l'intercapedine che si doveva mettere tra due corpi metallici perché sfregandosi non producessero la scintilla da cui il fuoco, l'incendio. Bellissimo. Cioè l'armonia è qualcosa che impedisce il conflitto che diventa radicale. Perché cosa vuol dire la scintilla che appicca il fuoco? Vuol dire che il diverbio iniziale può portare a tragiche conseguenze, come peraltro vediamo. Allora, cosa vuol dire applicare le politiche di armonizzazione? Vuol dire che in un ipotetico luogo di negoziazione, famiglia e impresa, ad armi pari e a parità di potere decisionale, si devono incontrare per definire i modi di organizzazione del lavoro. Perché, vedete, sia il lavoro sia la famiglia per noi sono valori. Se parliamo di conciliazione, implicitamente noi ammettiamo che tra famiglia e lavoro ci sia un conflitto, quantomeno potenziale. Infatti, cosa vuol dire conciliare? Quando uno commette qualcosa che non doveva fare, va a conciliare. Ma noi non possiamo accettare che il lavoro e la famiglia, la vita familiare, siano in conflitto, perché sono valori umani fondamentali. Vogliamo continuare a essere dei dissociati che qualche volta esaltiamo il lavoro, eccetera? Quando esaltiamo il lavoro, lo esaltiamo per tutti, non solo per gli uomini, ma anche per le donne. E poi però, quando parliamo di famiglia, ci dimentichiamo di quello che abbiamo detto prima e chiediamo sostanzialmente che il mondo dell'organizzazione d'impresa vada avanti secondo il vecchio canone, col risultato che vediamo. E cioè il risultato che il tasso di fertilità, perché le donne vogliono avere i figli, non è vero che non desiderano i figli. E se non li fanno è perché sono sottoposte a una tragic choice, nel senso di Guido Calabresi, cioè a dover scegliere tra due obiettivi che sono entrambi dotati di valore. Noi non possiamo accettare che una parte della nostra popolazione, della nostra gente, debba scegliere in questa forma che è radicalmente anticristiana. Questo è il punto. Ecco, allora, qualcuno mi dice, quando, adesso io non entro nel tecnico perché non è questa la sede, ma quando mi trovo con colleghi economisti, mi dice: ma è tecnicamente possibile? La risposta è sì, sì, sì. E chi afferma il contrario vuol dire che è un impostore, oppure uno che non capisce, che non sa le cose. E voi direte: perché? Qual è l'idea? L'idea è che è finito il taylorismo. Il modello tayloristico, inventato dall'ingegner Taylor in America nel 1911, nel suo trattato pubblicato nell'11, l'organizzazione scientifica del lavoro, sostanzialmente appunto è quello che ha, direi, codificato a livello scientifico la separazione tra luogo di vita familiare e luoghi di produzione, con l'implicazione che la donna sta a casa e l'uomo sta in fabbrica o nell'ufficio. Ma prima non è mai stato così per secoli, la storia bisogna saperla, storia economica questa volta, bisogna saperla la storia economica. Non è mai stato così, perché nelle società, nei secoli precedenti, marito e moglie cooperavano e si complementarizzavano sia dentro la famiglia sia fuori. Poi la rivoluzione industriale ha separato i luoghi e Taylor ha codificato. Ebbene, qual è la buona notizia? Che oggi il taylorismo è entrato in crisi irreversibile,
perché la nuova rivoluzione, la terza rivoluzione industriale, ha reso obsoleto quel modello. Quindi oggi siamo nelle condizioni storiche di poter in un certo senso tornare all'antico, in forme radicalmente nuove, perché è possibile mettere in armonia i due tipi di senza che il mondo dell'impresa ci rimetta, anzi ci guadagna, perché abbiamo l'evidenza empirica che quelle poche imprese o gruppi di impresa che sono riusciti ad applicare politiche di armonizzazione non solo non sono fallite, ma hanno aumentato il loro tasso di competitività. E allora perché qualcuno va a dire in giro che non è possibile? Capite il retropensiero, perché in questo modo si deve evidentemente colpire il cuore della famiglia. Poiché oggi le donne hanno un tasso di preparazione scolastica e accademica addirittura superiore a quella degli uomini, lo vediamo noi all'università, è evidente che se tu poi, dopo aver investito nel capitale umano fino a 27-28 anni, tu di fatto costringi a rinunciare, non si farà altro che alimentare il conflitto, da cui le separazioni, di cui i divorzi e da cui il basso tasso di fertilità. Questo bisogna saperle però, perché tutte queste cose sono tutte dimostrate empiricamente da indagini sia di tipo econometrico sia di tipo, come si dice, experimental economic, cioè sperimentale con esperimenti di laboratorio e così via. Ecco, allora questa è una bella prospettiva sulla quale il mondo cattolico può veramente alzare le sue quotazioni, perché abbiamo la possibilità di dire al mondo dell'impresa che il nostro discorso li riguarda e li aiuta a svilupparsi. E abbiamo così il modo di recuperare il problema. Perché mai dimenticare che i bambini hanno bisogno del carisma paterno e del carisma materno. Lo sappiamo questo. Benedetto XVI ha scritto delle pagine bellissime sul principio di complementarietà. Ma la complementarietà tra uomo e donna, marito e moglie, deve valere in tutti gli ambiti. Invece è prevalso il criterio ricardiano, da David Ricardo, noto economista inglese dell'inizio dell'Ottocento, della separazione, cioè della cosiddetta divisione funzionale del lavoro. Ma capì, come dire, tu lavori in casa e tu lavori fuori. Questo noi non lo possiamo accettare, perché è antiumano. Che se ne... Poi ci potete mettere tutto quello che volete, ma non è così. Anche perché, come voi vedete, che quelle coppie che riescono ad armonizzarsi fanno più figli. E quindi parla la statistica, Parla la statistica, e non è così. Ecco allora, in conclusione, ho finito il mio tempo, perché c'è da essere... Sì, c'è anche dell'altro, ma è collegato a quanto detto. Pensate alla politica fiscale. La politica fiscale va rivista, noi dobbiamo chiederlo all'Europa questo. Ad esempio, nella gran parte dei paesi non c'è ancora il quoziente familiare. Voi sapete che le famiglie numerose pagano più tasse delle famiglie che hanno un solo figlio? Cioè, ceteris paribus, a parità di reddito, una famiglia che ha più di 3 figli paga più tasse di una famiglia che ha un solo figlio. E secondo voi questo è accettabile? E dopo con quale coraggio andiamo a fare discorsi per sostenere la famiglia, eccetera, quando l'assetto istituzionale, cioè le regole del gioco economico, sono tali da impedire la fioritura della famiglia? Certo, chi odia la famiglia per le ragioni che ho detto all'inizio è ben contento, perché oggi voi sapete che l'unica istituzione a livello mondiale che difende la famiglia è la Chiesa Cattolica. Allora, un modo per delegittimare la Chiesa Cattolica è quello di attaccare la famiglia, perché alla fine è come tagliare l'erba sotto i piedi di chi deve camminare o di chi deve cibarsi di esserci. Ecco quindi perché una strategia, interpretatemi bene, di attacco oggi è necessaria. Perché una strategia di questo tipo ha successo, perché noi non facciamo un discorso pietistico, non facciamo il discorso di chi dice concedetici questo, e non chiediamo di essere messi in una riserva indiana, come ho detto prima,
sta succedendo per chi è portatore di un'altra fede religiosa che ha altre usanze. Noi non dobbiamo chiedere, noi operiamo e pensiamo per il bene comune, ma il bene comune non è solo il bene dei cattolici, è il bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo in tutte le sue dimensioni. E allora, quando noi mostriamo con ragionamento rigoroso e con i fatti che questo approccio migliora la performance anche economica, oltre che sociale, educativa, eccetera, io ritengo che sia questo un modo più che sufficiente per... Ricordo solo che il numero 67 della Gaudium et Spes, grande documento del Concilio Vaticano II, andate a rileggere il 67, vi leggo solo la prima riga, c'è scritto: occorre dunque adattare tutto il processo produttivo alle esigenze della persona e alle sue forme di vita. Uè, eravamo alla fine degli anni, a metà degli anni 60, quindi, e non c'era ancora la terza rivoluzione industriale. Avevano, i padri conciliari avevano capito. Cioè, adattare il processo produttivo alle esigenze della persona e alle sue forme di vita, cioè alla famiglia. Non viceversa, non che la famiglia si deve adattare alle esigenze del processo produttivo. E qui entra in ballo il discorso della festa, no? Proprio l'altro giorno la radio italiana, c'è stato un dibattito per via telefonica con altri, con dei colleghi economisti che dicevano: ma perché siamo in crisi? Allora eliminiamo tutte le feste e tutte le domeniche, si lavora sempre, aumenterà il PIL. Io ero uno dei tre. Ovviamente ho reagito, poi dopo chi mi conosce un po' a volte trascendo, sono arrivato quasi a offenderli, poi mi sono pentito, ho fatto peccato. Però io non posso tollerare queste cose, perché questa è non solo un'idiozia, ma è una bugia fatta d'arte. Ma no, questa è la tendenza verso la quale si vuol far credere che si debba andare. Chiudo dicendo, in un saggio famoso di Kafka, c'è scritto, in uno dei suoi romanzi, scrive Kafka, due sono i peccati gravi dell'uomo, il peccato dell'impazienza e il peccato dell'inerzia. E aggiunge, a causa dell'impazienza siamo stati cacciati dal paradiso terrestre, a causa dell'inerzia non riusciamo più a ritornarci. È molto bello questo. Perché ci fa capire che questa è oggi la nostra condizione. Da una parte ci sono quelli che per impazienza vorrebbero far tutte le rivoluzioni, a cominciare a ammazzare tutti i preti, perché questo fa parte della rivoluzione, e quelli che vorrebbero, no, ma parlo anche del nostro mondo, cattolico, quelli che vogliono cambiare tutto radicalmente, dobbiamo cambiare le strutture, perché in questo modo l'uomo si libererà e tutti diventeremo buoni. Abbiamo visto dalla storia cosa è successo in chi ha creduto a questo. Però dall'altro c'è il rischio opposto dell'inerzia, di chi si lascia andare e dice questa è la tendenza, non si può fare niente. Ecco, io ritengo invece che ci sia un passaggio tra Scilla e Cariddi. Cioè dire il fatto che ci siano le difficoltà, e lo sappiamo, non può esimerci dal comprendere che la ragione che abbiamo ricevuto, se messa a frutto, è in grado di indicarci quella che è, secondo me, una strategia vincente. Bisogna però che ci organizziamo un po'. Bisogna un po' che queste idee, se condivise, mai imporre niente a nessuno, vengano poi formulate in maniera tale che si arrivi anche evidentemente, nelle sedi opportune. Perché che sono quelli dei governi nazionali, oppure meglio ancora Bruxelles, il Parlamento, eccetera. Può darsi in questo senso il COMECE, la Confederazione Europea delle Chiese, delle Conferenze Episcopali Cattoliche, possono secondo me fare molto, perché, ripeto, si tratta di proposte che sono un precipitato empirico di principi sui quali noi siamo stati formati, educati, eccetera. E per chiudere, veramente l'unico invito è quello di divertirsi. Bisogna sempre divertirsi. Perché? Perché divertirsi deriva dal latino divertere,
Divertere in latino vuol dire uscire da se stessi per incontrare l'altro. Se noi non usciamo da noi stessi e non incontriamo il volto dell'altro, non saremo mai in gioia. Ecco perché invitare a divertirsi non è un modo di dire così, ma ha un significato, a condizione che si conosca l'etimo latino del termine divertirsi. Se ci portiamo fuori anche dalle nostre singole famiglie, a volte la tendenza è quella di arroccarci, questo risultato diventa, secondo me, possibile e la strategia prometterebbe. Grazie e buon lavoro. Ho esagerato come tempo, 5 minuti. Ah beh, qui sì, prendevo le 5, ho cominciato anche più tardi. Ringraziamo vivamente il professor Zamagni per questo suo intervento, accompagnato sempre come tradizione nei suoi interventi da questa chiarificazione dei concetti a cui facciamo riferimento, spiegando il significato delle cose. Così ci ha presentato questa panoramica di una crisi in Europa non solo e non tanto economica, quanto prevalentemente culturale, il crinium culturale. Vede che anch'io uso qualche parola in greco.